filata via liscia, non abbiamo avuto grossi fastidi di nessun tipo, qualche cosina fisiologico, un po' di febbre gentile, niente di grave. E quindi bene, lei. La condizione mi sembra in miglioramento, e più o meno i tempi sono quelli, quindi siamo tranquilli, dai. Ho visto i ragazzi bene, hanno lavorato bene, però questo non posso dire di tutte le settimane. Sono contento perché vedo che siamo in progresso. Ecco, l'inserimento di questi nuovi arrivi, magari ci può dire due parole anche sulle loro caratteristiche? Allora, sono arrivati tutti all'ultimo momento, quindi vabbè, Vassallo lo conosco molto bene, una mezzala rapida, bravo tecnicamente, più bravo a inserirsi, ad offendere, magari che a difendere, però diciamo che era quella mezzala, quel centrocampista con le caratteristiche differenti da quelle che abbiamo, che cercavamo. Filipovic è un giovanotto di belle speranze, di grande qualità tecnica, viene da Fiume, dove c'è una storica, grossa scuola tecnica croata, è un ragazzo di belle speranze e che oltretutto è diventato anche, mi risulta, patrimonio della società, quindi cercheremo di tirarci fuori qualcosa. Secondo, un ragazzo molto bravo, molto umile, che si è messo subito a disposizione, centrocampista centrale, solido, non rapidissimo, però con buoni tempi di gioco. Dopo ho dimenticato qualcun altro perché ne avevano talmente tanti che... Terigi è vecchio. Terigi è uno, vabbè, lasciando perdere l'ultimo anno, è sempre stato uno dei migliori giocatori della categoria, difensori, quindi insomma, non lo scopro io. Ecco, rimanendo a Terigi, cioè una quantità di difensori molto ampia. Ma in generale siamo ampi un po' dappertutto. No, l'idea era quella comunque di creare un gruppo abbastanza largo, anche per il discorso degli eventuali ricambi, perché la Berretti, allenandosi il pomeriggio e andando a scuola tutti i ragazzi, facciamo fatica a impiegarli anche in caso di necessità durante la settimana. Quindi l'idea era quella di fare comunque una squadra ben fornita sotto tutti i punti di vista. Penso che ci siano riusciti. Ecco, non temi, ci siano dei problemi di gestione, qualche volume? Ma quello ci può stare, dipenderà anche dall'intelligenza, dalla capacità mia nel gestirli e anche dall'intelligenza dei giocatori. Chiaramente qualche mugugno ci sarà, ma è normale. Il mugugno c'è sempre, non è che c'è solo in questa condizione qua. Chiaramente così qualcuno magari temporaneamente potrà essere più penalizzato, però come dicevo ai giocatori prima, tutti devono fare il massimo, dopo le scelte le faccio io anche in base a quello che vogliamo fare la domenica, gli avversari, a tutta una serie di situazioni che potrebbero anche cambiare di volta in volta, quindi per me non è un grosso problema. Dopo, ripeto, mugugno c'è sempre anche nei gruppi meno forniti a livello numerico, quindi il mugugno fa parte del calcio, in Italia soprattutto, e non solo dai giocatori. Ecco, parlando degli avversari, le due parole che ti ho dato Gianni Arminio. La Gianna è una squadra che conosco abbastanza bene, è una squadra che sono 3 anni che si salva in Lega Pro senza play-out, che penso sia già un successone. Una squadra che ha un buon mix tra giocatori che sono lì da tanti anni, dai tempi dilettanti, e da giocatori giovani bravi, tipo Iovine, tipo Augello. E quindi una squadra sicuramente da temere, con un allenatore esperto che tanti hanno sottovalutato nel corso degli anni, ma invece secondo me, oltre ad essere un'ottima persona, è anche un allenatore che ci azzecca, quindi sarà una partita dura, come tutte d'altronde, né più né meno. Secondo me gli avversari sono tutti uguali, nel senso vanno considerate tutte la stessa maniera, grande rispetto, paura di nessuno. Ecco, si dovrebbe scalare un 3-5-2 a specchio, no? Ma loro hanno giocato sempre 3-5-2 ultimamente e so che l'idea, diciamo, in costruzione della squadra era quella di giocare 3-5-2, quindi abbiamo lavorato su questo eventuale 3-5-2 avversario, dopo vedremo insomma. Ma veramente ho qualche dubbio, ancora ce l'ho, sto aspettando un po' di sapere anche cosa fanno loro per un paio di situazioni che conosco io e non voglio dire, appunto, conoscendoli so che loro stanno rimuginando qualcosa. E quindi dovevano fermare la formazione di domenica scorsa. Ma avevano detto dovrebbero rifermare la formazione di domenica scorsa.
Beh, sicuramente non ci saranno stravolgimenti, questo è poco ma sicuro, cioè, nel senso, non sono il tipo, se metto in campo, non facendo la squadra con i bioritmi del sabato e della domenica o tirando le cose a caso, se faccio uno stravolgimento totale perché c'è stata un'epidemia di, non so, di qualcosa durante la settimana, perché non lo faccio sicuramente, un'idea abbastanza precisa però ce l'ho, però sicuramente anche in base agli avversari magari potrei pensare di schierare un giocatore più offensivo o più difensivo in un ruolo piuttosto che un altro, quello sì. Quindi aspetto un attimo perché sono convinto che lui stia studiando qualcosa e aspetto di sapere cosa. Senta, c'è un po' di tensione nel debutto a Casalingo davanti al pubblico? No, tensione no. Sinceramente siamo molto contenti di giocare finalmente da Siena davanti al pubblico, quindi no. Io non vedo l'ora sinceramente, la tensione è... Come ho già detto in altre occasioni, le tensioni della vita sono altre, non quelle del debutto. Questa deve essere una felicità. Spero noi la affrontiamo con la giusta attenzione, con l'adrenalina bella carica, però tensione no, dai. Tensione, sinceramente non vedo l'ora che arrivi domani. Spero di vedere anche tanta gente allo stadio, perché sarebbe un degno coronamento al momento. Dopo starà a noi cercare di soddisfare tutti quanti. So che dirà che non aveva avvertito attenzione nella prima, ma la soluzione della vicenda solitaria ha in qualche modo reso più sereno. Guardi, come ho detto, in tempi non sospetti e a persone sospette, noi facciamo il nostro lavoro, quindi non ci ha mai neanche disturbato un secondo, ma neanche i giocatori, non era un problema nostro, noi facciamo i professionisti e siamo contenti perché abbiamo fiducia delle persone che ci sono adesso, quindi siamo contenti in primis per loro e in secondo luogo per noi, perché siamo convinti di lavorare con gente a modo, che come ho detto la prima volta ha passione, ha possibilità e ha l'intelligenza anche nel fare le cose. Dopo il resto non sono affari nostri, non ci riguardano, insomma noi a Pontedera siamo andati in campo per fare la nostra partita, venuta come venuta, però sicuramente non con la testa alle questioni societarie, non ci abbiamo neanche mai pensato, non era il momento, siamo felici di poter continuare a lavorare così, anche perché probabilmente se non fosse stato così ci sarebbero stati degli stravolgimenti, che se ne dica, quindi. Però è tutto molto sereno, il calcio è fatto così, chi arriva porta i suoi, come è giusto, insomma. Penso sia così in qualunque azienda, non solo nel calcio, ti tocca qualche volta, purtroppo, guarda il Messina. Quando sono venuti qua, quattro schiaffoni a casa tutti, però d'altronde se arriva un proprietario nuovo, cioè, o te ne vai via tu o ti manda via lui, così. La vita è fatta così. L'unica cosa secondo me per reggere le pressioni di questo lavoro è quella di non farsene problema, tu continui a lavorare, fai il tuo con grande serietà e dopo nel momento in cui ti si propone una situazione decidi cosa fare, tutto là, che poi noi la decisione come staff l'avevamo già presa, quindi... con largo anticipo rispetto alle cose, è chiaro che non l'abbiamo detto a nessuno, non lo diciamo a nessuno.